Come è tradizione, nel mese di febbraio di ogni anno si celebra la Cena dei Barbareschi e sono ospiti tutti i barbareschi di 17 delle contrade, le autorità e chiaramente i fantini o il fantino, come in questa situazione, che hanno vinto il Palio Luglio agosto. Allora, chiaramente, essendo Giovanni Azzeni, detto Tittia, che ha fatto il cappotto l'anno scorso, è lui l'unico che è presente questa sera, perché giustamente deve fare il padrone di casa, anche perché è lui che ospita tutti. Allora, Cena dei Barbareschi è un momento bello dove si incomincia nell'anno nuovo a riparlare un po' di palio, a risentire un po' quelle che sono le logiche e le sensazioni che poi ci porteranno fino alla carriera d'agosto. Allora Giovanni, un inverno bello, no? Sì, dai, per me è una grandissima soddisfazione, come hai detto te, quest'anno che mi ritrovo qui solo a offrire la cena a tutti, è una grande emozione, una grande soddisfazione. E da qui si riparte per la nuova annata 2020, dove le cose vanno bene, sono contento, concentrato e ho tutte le mie strategie per fare bene. Chiaramente mancano 6 contrade, sicché nel pallottoliere bisogna per ora lavorare di fantasia. Sì, c'è più lavoro, perché tutte le contrade sperano di uscire e c'è più lavoro. Per cui ecco, dopo l'estrazione di maggio si scateneranno di tutte le più riunioni contro riunioni, cioè pranzi, cene, colazioni, cioè diventa un po' molto frenetico. Sì, dai, però la mia situazione è semplice, ho i miei rapporti, le contrade che mi danno tanta fiducia, diciamo che non ho grosse pressioni, arrivo al palio tranquillo per scegliere la situazione giusta per Giovanni, per le contrade che ho vicino e è questo. Senti, quando hai iniziato pensavi di arrivare a 7 o dicevo ma probabilmente se faccio qualche risultato già sono contento? No, un carattere che non si ferma mai, non mi accontento mai, se oggi arrivo all'obiettivo il giorno dopo sono già a pensare al prossimo, senza freni. Senti, allora vuoi mandare un messaggio a Andrea De Cortes e detto Aceto, attento al tuo record? No, non mi permetterei mai, io continuo a far bene, spero di essere fortunato come lui ad arrivarci, ma lui è un mito e non sarà facile, però quel che dice Giovanni che si impegna, sono giovane, proviamoci, perché no? C'hai ancora tanti anni di attività. Sì, dai, siamo a metà carriera. Metà carriera, allora parliamo un attimo di cavalli, perché chiaramente fra poco inizieranno le previsite, dopo tutte le corse di avvicinamento. Che parco cavalli così un po' hai visto che sta arrivando nella nostra provincia? Dai, l'anno scorso ci sono stati tantissimi iscritti, ho sentito che tanti cavalli sono arrivati dalla Sardegna, spero che al più presto si incominci a fare le previsite e magari si inizia a fare le corse qualche giorno prima per vedere tutti i cavalli e per avere i tempi giusti per arrivare al palio. Il barbaresco della giraffa, come è stato il percorso dei giorni del palio con Giovanni Fantino nella giraffa? È stato bellissimo, perché Giovanni è veramente un ragazzo d'oro e un professionista serio. E niente, ci siamo conosciuti la prima volta il 29 e da lì è nato un rapporto, credo, di amicizia. Ti ha fatto mai arrabbiare? No, mai, davvero. Non me l'aspettavo, è stato veramente bello. Diligente. Diligente, non mi aspettavo una persona così, dico la verità. Barbaresco della Selva. Allora, Giovanni è tornato nella Selva e ha rivinto il palio. Cioè, mi sembra un'abitudine. E per noi ormai è una sicurezza, il rapporto con Giovanni viene da lontano. Spero lui si senta un po' a casa e noi siamo contenti di questo, perché è una persona speciale per noi, importante, che appunto ci dà sicurezza, ci dà libidine di averlo nella stalla con noi, è tutto più facile, tutto più bello e i risultati si sono visti, quindi siamo contentissimi. Senti, nei 4 giorni hai mai pensato, senza dirlo a lui, ma insomma anche se casca questo cavallo va avanti per conto suo, per cui significa grosso modo o a cavallo o montato o non montato si vince il palio? Ma sinceramente
sinceramente non ci ho mai pensato e speravo proprio di no. Poi le cose sono andate a questa maniera e è andata bene per tutti, però no dai, era una cosa che è facile dirla dopo, ma no di certo. Facile dirla dopo perché già due volte, per cui significa c'è una ripetizione. È stata una cosa inaspettata, noi abbiamo lavorato quei quattro giorni con grande impegno, un grande professionista come Giovanni che ha dato delle volte il cuore, noi uguale e ci siamo trovati benissimo come al solito. Poi il modo in cui è arrivata la vittoria non è importante, l'importante è come sono passati quei quattro giorni e sono stati bellissimi. Ti vogliono tutti bene, Giovanni. Dai, guarda, mi fa non piacere, veramente ne sono orgoglioso perché io do sempre il massimo, mi comporto bene con le persone, sono questo e mi fa piacere che la gente me lo riconosce. Senti, faccio un attimo una considerazione che facevo prima con lui. Quando praticamente si sei accorto che stavi scavallando, che ha pensato in quel momento? Ma ora tanto questo va anche da solo o no? È una riflessione che viene fuori o no? In quel momento uno è incavolato perché smonta la cavalla. Era un cavolato, ma io ci ho messo anima e cuore come sempre, ci ho creduto, non te lo nego, ci ho creduto. Grande Remore. Unico. Chiaramente è anche presente il questore di Siena, che ormai è... Da quanto tempo è che è a Siena questore? Un anno e mezzo. Sì. Si sta bene, no? Direi proprio di sì. Bisogna vedere se stanno bene i senesi con me. No, noi siamo contenti e felici anche perché è una città che è ben amministrata, ben controllata, la sicurezza c'è, per cui significa tutto è piacevole. Grazie. È una città dove è piacevole lavorare, quindi ci sta veramente bene. Anche perché poi vediamo che ha anche un bel gruppo di uomini e donne. Sì, sì, direi di... sono stato fortunato, c'è una bella squadra che lavora bene, in sintonia. E si lavora bene anche con le altre forze di polizia, insomma tutti si collabora a far sì che Siena sia una città serena e tranquilla. Ecco, un plauso come viene gestita la sicurezza nel Palio, e devo dire un coro unanime che siamo sicuri e siamo tranquilli. Sì, direi è un impianto in buona parte già trovato, ci sono state le modifiche, ma sostanzialmente c'è una grossa sensibilità proprio da parte dei priori, del rettore, del magistrato, a far sì che le misure di sicurezza del comune, anche che tutte le misure di sicurezza che possono rendere più tranquilla la gestione vengano attuate in maniera condivisa e senza nessuna imposizione. Abbiamo disponibile il comandante del Corpo dei Vigili Urbani di Siena. Comandante, buonasera. Ed è un reparto che con il Palio ha un grandissimo rapporto ed è fondamentale perché siete quelli che vedete tutto, organizzate tutto e portate avanti tutto. Però prima di parlare di questo vorrei, oggi c'è stato un lutto che ha colpito la città, Franco Sodi, che è stato il maestro di campo per tanti e tanti anni, una persona squisita, una persona che chiaramente ha voluto bene il Palio al Siena, per cui una cosa che è dispiaciuta questa morte prematura. Assolutamente, il primo ricordo va a lui, con le condoglianze alla famiglia, perché veramente era una persona speciale, sia da un punto di vista professionale per quello che ha rappresentato per la Polizia Municipale, e sia per quello che ha rappresentato nel mondo del Palio, con la sua veramente dedizione, passione per tutto quello che sono le dinamiche del ruolo che ricopre il maestro di campo, e lui veramente svolgeva quel compito con tanta passione, con tanta motivazione e con tanto orgoglio, insomma. Anche perché il maestro di campo è quello che dà il tempo all'epilogo della festa nel svolgimento del corteo storico, è quello che controlla l'ora, e poi l'ultimo controllo dell'ora la fai te
per quando poi devi dare la cavallo. Sì, precisamente una persona speciale e particolare, che sentiva in tutto e per tutto la festa e tutte quelle che sono i tempi e le dinamiche, appunto, della passeggiata storica, ma non solo, perché insomma il ruolo del mezzo campo è un rituale complesso, ampio, che non si limita solo al momento, diciamo, o a quelle due ore di passeggiata storica, insomma. Senti, per il Palio, oltre lo stress tuo del corpo che rappresenti, però vi divertite anche, dai, perché è la festa. Divertire nel senso... Sì, diciamo che comunque è appassionante, stimolante, e è un ruolo il nostro come Polizia Municipale particolare, perché comunque diciamo nella città, per le contrade, con un rapporto in primis con il rettore del magistrato e poi con tutti i priori, è durante tutto l'anno, e ovviamente durante le due carriere raggiunge il massimo della visibilità, però ripeto, è un rapporto che è importante per la città, per la festa, e devo dire le contrade con la Polizia Municipale hanno un rapporto stretto e devo dire fruttuoso, insomma, ecco, anche negli ultimi anni veramente ho notato questa collaborazione, questa voglia di collaborare, di andare avanti, considerando appunto il cambiamento dei tempi e anche i piccoli passi in avanti che devono, nonostante tutto, essere fatti, insomma, nel giusto modo, senza stravolgere evidentemente le tradizioni e la festa. Dottor Stelo, barbaresco onorario da tantissimi anni, arrivò a Siena con l'incarico di prefetto e poi è rimasto con tutta la famiglia, che avete fatto un percorso senesi adottati, e questa presenza ormai da quanti anni alla cena dei barbareschi? 32. 32 anni, per cui ci potrei scrivere un libro? Sì, un libro di ricordi, soprattutto di persone che purtroppo non ci sono più, purtroppo. Ecco, come in questi 32 anni il clima è cambiato in meglio, in peggio, qual è un po' la sensazione che te raccogli? Ma secondo me il clima non è cambiato, cioè perlomeno il sentimento comune che lega non solo i barbareschi ma le varie componenti del Palio sono rimaste uguali, la passione è rimasta quella. Quello che è cambiato è un po' il panorama circostante, le condizioni di svolgimento, purtroppo qualche insidia viene dall'esterno, dalle male abitudini che vengono da fuori Siena. Almeno io, da quello che vedo, al di là di certi cambiamenti naturali, ovvi, anche nella gestione del Palio, però le tradizioni paliesche della contrada sono rimaste, non dico immutate, perché le persone cambiano, i giovani cambiano, ma sono rimaste sostanzialmente uguali. Sono rimaste. Praticamente ti sei ormai abituato ad essere senese e stai facendo la tua vita qua ormai tranquillamente. Beh, diciamo che io, una volta venuto a Siena, insieme con mia moglie, ci siamo innamorati subito di Siena, che conoscevamo ma solo come città turistica o per il Palio, sì. Dopo ci siamo innamorati e la famiglia è restata, e io invece ho girato l'Italia per la mia carriera, però tornavo sempre a Siena nel fine settimana, le vacanze, e poi mano a mano i figli hanno fatto anche loro la stessa scelta, fino ai nipoti che sono senesi a tutti gli effetti e ci credono molto. Io l'ultimo Palio, due miei nipoti hanno fatto il corteo storico insieme nella selva, fra l'altro vincendolo, e per me è stata una soddisfazione dopo 30 anni vedere la terza generazione che era in piazza insieme ai contadaioli senesi. È stata, forse un senese lo avverte un po' di meno rispetto a chi ha scelto Siena, no? Invece per me e mia moglie ci siamo commossi, insomma, a vedere i nostri nipoti, i primi due, ma anche l'altro che fa il mini Masgalano nell'Oca, e anche lui è fiero di essere della contrada, ecco. Ci hanno trasmesso, si può dire, proprio loro che hanno respirato. Questo è stato un ulteriore legame, una saldatura.
Addirittura? Sì, beh, diciamo che ormai Siena è la mia città d'adozione da tempo. Tu forse non lo ricordi, eri molto giovane, c'era un famoso giornalista, Maccherini. Paolo Maccherini. Che è un grandissimo giornalista, che era mio coetaneo fra l'altro, e che mi fece da relatore al Mangiadoro, che diceva che io ero l'ambasciatore di Siena all'estero, intendendo estero, dai fuori confini di Siena fino a Roma, Firenze e così via. E questo è un titolo al quale io ho sempre tenuto e tuttora, diciamo sì, vivo, adesso con maggiore serenità, con qualche problema in più dovuto all'età, insomma, ecco. Però io ancora adesso a me piace girare per il centro, salutare, parlare, insomma, ecco. Cioè Siena Uberalles, se direbbero i tedeschi, direbbero. Complimenti e buona permanenza, signora. Allora, tutti senesi? Sì, sì, noi siamo ormai di adozione, i tre nipoti sono proprio nati a Siena, quindi senesi proprio doc. Quante contrade? I due ragazzi più grandi sono della Selva e il terzo nipote, che è più piccolo, è dell'Oca. I nipoti, i figli invece sono uno della Selva e uno dell'Aquila. Allora, professor Grosso, che è il primario di pediatria dell'ospedale delle Scotte di Siena, cosa fa a cena questa sera? È presente perché chiaramente c'è una raccolta di denaro per poter finanziare uno strumento importante per il reparto. Allora, professore, ci spiega un attimo esattamente tutta questa strategia e poi il punto di arrivo. Allora, prima di spiegare, mi permetta di appunto di ringraziare appunto tutte le contrade, tutta appunto la comunità senese, appunto per aver scelto, aver pensato alla nostra associazione quale destinataria della donazione. Questi soldi vengono in qualche modo così inclusi in una sorta di un progetto che ormai va avanti da circa un anno e mezzo per l'acquisto di uno strumento che, come dicevo poc'anzi, si chiama videoelettroencefalografia, ovvero è uno strumento che permette diciamo così, di implementare le nostre capacità diagnostiche nell'ambito dei bambini che appunto soffrono di epilessia o comunque di perdita di coscienza, e quindi è uno strumento che consta, diciamo così, molto complesso, di un certo costo, che consta appunto, diciamo, di un video con l'eye tracking e appunto uno, diciamo così, un'altra parte, ora un po' tecnica, insomma, specificatamente rivolta all'acquisizione dell'attività elettrica cerebrale, e quindi insomma, ecco, per noi, diciamo, è fondamentale, insomma, ecco, per poter migliorarci nella nostra abilità diagnostica. Questo è un altro esempio della comunità senese, che il palio poi coinvolge tutte e tutti. Sì, infatti è un altro motivo che mi inorgoglisce stasera, è quello appunto di essere entrato proprio dentro, appunto, il, per così dire, questa atmosfera. Io vivo a Siena dal 1982, però poi ho studiato a Siena, mi sono specializzato a Siena, ho fatto un po' di vita appunto anche extra italiana, però in realtà ho sempre vissuto il palio un po' all'atere, diciamo, pur avendone appunto molto molto rispetto. Forse appunto il fatto di non essere entrato anche nelle contrade è una sorta di rispetto che io appunto ho per questa importante, non so come definirla, istituzione, questa tradizione importante che caratterizza Siena. E penso appunto che a questo si possa anche associare quelle che è una cifra connotativa importante di questa città, che è evidentemente quella appunto di star vicino alle istituzioni, alle persone bisognose, quindi qualcosa che fa veramente onore, insomma, a questa città. Bene, professore, grazie, buon lavoro e che continui questo rapporto con la città e le contrade. Assolutamente sì, grazie a tutti voi per il vostro buon cuore. Alberto Tirelli, assessore per la giustizia del Palio di Siena. Noi non gli facciamo nessuna domanda, gli facciamo solo un buon lavoro, in bocca al lupo per i due pali del 2020. E crepi il lupo. Bene, da questo invece ora incontriamo il tavolo VIP dove ci sono gli ex barbareschi, cioè tutto un mondo di palio che, quando uno ha il piacere di poterli incontrare, iniziare a parlare con loro, perché hanno fatto un sacco di ricordi. Allora, partiamo da Mario Savelli, torraiolo, oltre che barbaresco, oltre che tamburino, oltre che proprietario dei cavalli, insomma, hai fatto di tutto dentro il palio. Sì, 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 sì. Si è fatto, quando la contrada chiamava si rispondeva.
Io spero che questi ragazzi uguali, va bene, però è il mio, diciamo, l'ho avuto col tamburo, la soddisfazione l'ho avuta col tamburo, ecco, adesso è chiamato anche da qualche casa cinematografica, per esempio mi chiamarono a Todi, allora c'era Piteussi, nuove artista e regista, anche la soddisfazione lì di vivere con Sandra D, mi divertivo. Ecco. Senti, oggi il palio come lo vivi e come lo vedi? Senti, io mi garba, appena entra la passeggiata storia voglio essere lì al casato, alla bocca del casato, e ti dirò, un mi vergogno perché l'età è quella che è, però una lacrimuccia ce la fa sempre, perché è il più bello spettacolo del mondo e la piazza quando è in quel modo è inarrivabile. È inarrivabile, questo è Mario Savelli, sentiamo invece Loca, il grande Bobo, Barbaresco e Loca, quanti fan ha vinto da Barbaresco? 5 e uno da vice. 59 fino all'85. Che ricordo hai? Ricordi sono bellissimi, tanti. Il più bel ricordo è quello di Rimini, quando nel 77, quello è stato il più bel ricordo veramente, per tanti motivi, ecco, però insomma anche quell'atti sono stati tutti belli. Al Trebaiardo mi ha detto un morso, quello mi fece girare un po' le scatole. Poi praticamente hai vissuto tutto il periodo di Andrea De Cortes e Fantino e Loca. Sì, io ho vissuto i 25 anni con Andrea e sono stati bellissimi, con Ciappata, Otello, e si era un gruppo abbastanza solidale, si era sempre da Andrea, e anche se c'è stata una rottura, ma poi siamo ritornati amici con Marcia, ragazzi, è stata una cosa bellissima. Senti, e il palio di oggi come lo vedi, come lo vivi? Ma il palio di oggi è cambiato tanto, e io fare un confronto con noi diventa una cosa un po' difficile, nel senso che per noi erano 5 giorni di festa, oggi sono 5 giorni di battaglie, tutto questo stress, e dovrebbe essere una cosa di festa e basta, perché sono 5 giorni bellissimi. Una cosa che posso dire, è bello ritrovarsi in questo modo fra tutti i barbareschi, noi siamo più vecchi, io mi ricordo quando si cominciò noi, si faceva una merenda e poi si cominciò a fare la cena, ma se era 17 al massimo 20 persone, oggi è molto più aperto, ma è giusto che sia così, perché la gioventù è bene che venga avanti e che si diverta, però dovrebbero capire che il palio è un divertimento, non è una rissa e un contesto per dimostrare che io ho più forza di te o di un altro. Ecco, io a questi giovanotti li fo questo appello qui, il palio è bellissimo e cerchiamo di mantenerlo e di divertirsi. Amirato Bianciardi, Barbaresco dell'Aquila, te quanti pari hai vinto? 4. Che sei vicino a Bobo? Lui ha 25. Lui ha anche qualche anno più di me, l'ha fatto. Ma comunque io l'ho 24, ma contento. Un ricordo di queste 4 vittorie? No, quello che mi è rimasto più nel cuore, devo dire purtroppo, perché l'ultimo, e ormai sono passati 28 anni, è quello del 92 con Andrea, con Aceto, perché lì ci fu tutta quella battaglia che te vedesti e che dimostrò che anche a quell'età si può combattere e vincere un palio come vinse lui, contro tutti e come fece lui, perché lì fu un palio veramente che lui combatté contro tutti. Senti, potrebbe riaccadere oggi una scena del genere, o come è tutelato e controllato il palio? No, assolutamente, ormai quelli sono pali che non si vedranno più, ormai no, è impossibile rivedere una, arriva le forze dell'ONU se succede un affare del genere, non è possibile. Senti, come lo vivi il palio
ancora? Ma lo vivo da pensionato, da contradaiolo pensionato, un po' distaccato devo dire, perché come ripeto c'è troppi paletti, a me mi dà noia anche se devo portare una bottiglia d'acqua e andare in piazza, non posso essere fermato, osato, controllato, l'impronta digitale, manca quella, poi siamo belli arrivati. Grazie Miranda. Luciano Chiti, detto Ianez, Barbaresco del Contrello Coro, te quanti pari ha vinto Luciano? Due. 83. Ecco, un ricordo di quelle due vittorie? 1980, era 26 anni che non vincevo e ho vinto quello che ho sempre sognato di averlo, Andrea De Corte si è detto Aceto. Senti, e ho sentito un po' anche gli altri tuoi amici, tutti evidenziano che chiaramente il palio è cambiato, come cambiano tempi, come cambia tutto, ecco, te come lo vivi il palio oggi? È vero, mi associo ai miei colleghi, il palio è cambiato, era molto più bello prima, nel senso c'era più amicizia, c'era più collaborazione fra di noi, infatti come te vedi si va, andiamo quasi sempre insieme, per dire. E oggi i tempi sono cambiati, non c'è niente da fare, non è più il palio di una volta che comandavano i dirigenti, ora comandano i fantini. Senti, allora siamo stati fortunati a vivere un palio in una certa maniera, diciamo il palio del dopoguerra. Sì, ma senz'altro sì, io sono orgoglioso e contento di essere passato quell'anno nella Siena Bella. Claudio Rossi, rettore del Magistrato delle Contrade, chiaramente è un appuntamento in cui il magistrato deve essere presente, è uno dei piccoli appuntamenti d'inizio della nuova stagione paliesca e come sempre l'ambiente è bello, c'è tutto il carisma del palio, ci sono tutti i ragazzi che poi non si vedano mai, sono ragazzi che lavorano nella stalla. Sì, no, sicuramente è un appuntamento piacevole, anche perché si incomincia a riparlare di palio, quindi l'inverno sta per finire e quindi è piacevole ritrovarsi qui con tanti amici e anche con tante persone che hanno fatto in passato il Barbaresco, proprio a dimostrazione della passione che non passa mai, ecco, l'età passa ma non certo la passione. Senti, è una nuova stagione con tutti i rituali, tutti i crismi ormai super codificati. Ma sì, senz'altro, anche se diciamo che questo palio di luglio prevederà anche l'applicazione del nuovo regolamento, quindi che dovrà essere messo alla prova perché chiaramente alcuni articoli sono cambiati e quindi vedremo un pochino anche come funziona. Questo è importante, darne un po' anche una visione e un'applicazione. No, certo, anche come tutte le cose ovviamente poi bisogna vedere in pratica come, ripeto, la commissione ha lavorato bene, siamo stati tutti coinvolti e consapevoli, però poi dopo va vista effettivamente all'applicazione pratica come funziona. Come sta andando questo tuo mandato? Ma direi siamo alla conclusione del mandato, è stato un anno sicuramente impegnativo, ma poi si è cercato di fare al meglio quello che abbiamo trovato di fronte, poi vedremo insomma. Ex Barbaresco dell'Onda, quanti pari ha vinto? 4, 72, 80, 85, 95. Insomma non è andata male, no? No. Non è andata male, insomma voglio dire, qualcuno si è lasciato per la strada, ma insomma voglio dire, in un contesto di 25 anni non è poco secondo me. Senti, io faccio sempre una domanda quando incrocio o Torre o Onda sulla rivalità, perché chiaramente la Torre di Chiara non ha rivalità con l'Onda, solo con l'Oca, e l'Onda di Chiara che ha rivalità con la Torre, insomma è un po' un problema che lo vogliamo chiarire o no? Ti rispondo educatamente, questo non è un problema mio, è un problema suo e basta, facci nome vogliano, ci mancherebbe altro. Io sono cresciuto
e ho trovato, diciamo, questo senso di avversarietà per la Torre. Quindi io sono nato nel 51, sono cresciuto fino ad ora, poi se per interesse personale nella Torre o via discorrendo hanno bisogno di dire in questo modo, ben facciano, insomma, ecco. Libertà di parola. Libertà di parola, poi i fatti parlano da soli, insomma, nel concetto. E quelli non si scancellano. Non si scancellano, quelli, voglio dire, senza redine per nessuno. Chiaro, le rivalità sono rivalità, se uno riesce a non gioire, a non poter gioire della vittoria, perlomeno può gioire della sconfitta, e quindi altrui, io per me è così, poi gli altri la penseranno come vogliono, anche perché meglio uno e due, insomma, voglio dire. Mori, ex Barbaresco della Selva, quanti pali ha vinto? Uno. Da Barbaresco uno. Da capitano, se lo sai, non si è vinto niente. No, non ci siamo neanche classificati. E meno classificati. Tra le altre cose, io ti ho tirato a sorte, quindi qualche cosa sei stato molto fortunato, mi ricordo, sotto questo aspetto. Senti, e questa esperienza Barbaresco che ricordo ha? Bellissima, appunto se ne stava parlando adesso. Barbaresco ai tempi nostri era simpaticissimo, meno confusione, però sempre bello, stesse esperienze, avevi più contatti con il maniscalco, contatti con il veterinario, adesso un po' distribuito in diverse persone, però sempre positivo, ci mancherebbe altro. No, anche perché prima nella stalla non entrava nessuno, ora ci sono i pass. Prima nella stalla c'era una chiave sola, l'avevo io, quindi non c'era discussioni. Quindi c'era il tempo, appunto, perché poi la cosa più importante è sempre, secondo me, cavallo meno di rompevi le tasche è meglio, vero? Ossia fa conto dopo la prova, cavallo riposare tranquillamente. Grazie Lillo, sto gentile. Allora, accanto alla Selva c'è Sandro Barbaresco, ex Barbaresco della Giraffa, detto anche Zanna Ghiotta. Allora, te quanti pali hai vinto? No, io l'ho fatto il Barbaresco 3 anni, 76, 77 e 78. Ci ho avuto Panezio, Sibilla Comana e Zodiaco, però il pali non si è vinto, perché con Panezio si montò tale Loris Alvi detto Galletto. Poi io ti preciso, io più che il Barbaresco portavo il cavallo, perché non è che me ne intendevo molto, però ci fu un problema l'anno 76, quando ci fu la pioggia e vinse la Ioccia, il Gratta si fogò al Mossiere. Allora disse, io non lo rifò il Barbaresco, almeno sono libero cittadino, fo come mi pare. Allora il Saccocci Capitano mi disse, lo fate? Io sono lì, disse, io lo fo, ma io di avanti, io l'unica cosa non ho paura, lo porto via, che allora aiutavamo Mario nella stalla, c'era meno oso di ora, ora tutti lì, ma la cosa è venuta. Era tutto più gestibile. Più gestibile. Allora noi ci sapeva Fusi Francesco, quello era purtroppo paralizzato nella carrozzina, lui era bravo. Fusi. Era bravo, però aveva di 16 anni e Mario Tanganelli andò dalla. Allora c'era il maestro Pieri, gli disse, ma se bisogna essere maggiorenni per venire all'interno, no, maggiorenni non c'è bisogno, se no sono bambini non ce lo mandate. Allora mi disse il soldito, lo fate, io lo fo, ma io lo porto, lo riporto, poi fatto. Infatti nella stalla ci pensavano Mario e il Fusi, ecco. Istrice e Lupa sono accanto, di solito è una bella rivalità, sono due belle contrade, però è bello poi anche nei momenti fuori dal palio che tutto si normalizza e tutto diventa. Allora, quanti pali hai vinto te? Io ho vinto nel 73 dopo 21 anni, il primo palio di Panezio. Con tristezza? Con tristezza, certo. E invece te? Io nel 75. Corragno e Rimini. Basta. Poi basta. Perché un periodo corto in questa maniera? Ma perché poi si è avuto poi cavalli buoni. Dal 75 per avere un cavallo, si è avuto Rimini nel 78, ma c'erano tutti i cavalli. Poi Figaro, poi. Fino al 2000 noi non cavalli competitivi. Senti, la Luva ha dato
Io lo chiamo un insegnamento a tutte le contrade, a tutti i contrarioli, che molte volte tutte le strategie, tutti i progetti, tutte le situazioni super tecniche servono o non servono. Il priore che l'hanno fatto diventare capitano in 3 anni ha vinto 3 pali. Questa che cosa vuol dire? Che il palio è molto culo o no? Un pochino sì, è fortuna, è tanta fortuna, poi ti devi mettere anche nella condizione di aiutare la fortuna, però in seguito a un paio vinto poi si sviluppano tante altre cose, si sviluppano rapporti, poi sono momenti, no? È come nella vita, cioè quando ti va bene e quando ti va male, e dava tante cose, dava tanti fattori. Grande capitano Lele Gragnoli. È vero, però dico, da che tempo è tempo vinci sempre con gran cavallo, come è stato Preziosa Penelope, ha dimostrato, e con Fantino certamente ci ha messo del suo in pieno. Poi ci vuole certamente tanta, come sempre nei pagli ci vuole tanta tanta fortuna, e questo non è nel paglio solamente se vinto noi Cappotto oppure nel 2018, si è vinto anche di rincorsa, dove si è visto che altre volte all'Istrice addirittura con Morosita non era riuscita in questo intento. Qualche volta si vince anche di rincorsa, ci vuole fortuna, però ci vuole, avviso mio, tanta determinazione, si vuole, del Fantino e della contrada. Tanta determinazione, ora c'è il Bobo che deve fare un saluto, se Giulio passi un attimo di qua, a favore, saluto. Esatto. Franco, ti ringrazio e a nome di tutti gli anziani barbareschi voglio fare un saluto al Cambi Giancarlo, ci manca, e noi gli facciamo un augurio che si riprenda presto e che risia con noi. Ti ringrazio. Grande Giancarlo, ti aspettiamo, per cui guarire velocemente e ritornare in mezzo a loro. Ma questi sono tutti i barbareschi in attività, i vice barbareschi, i ragazzi che poi collaborano nella stalla. Noi c'è il portavoce, eccolo qua, anche l'anno scorso sei stato il portavoce, allora ci devi un attimo, faccio una presentazione così velocissima, tutto questo gruppo sono i barbareschi e i vice, gli staglieri, cioè l'aiutante di campo. Franco, buonasera, un saluto a tutti, cena dei barbareschi 2020, però del 2019, un saluto particolare al Bambolotto capotavola che è qui con noi, barbaresco dell'Oca, e ha portato il Bambolotto con sé, ce l'ha presentato un po' a tutti, che è una serata un po' particolare, per cui ragazzi mi raccomando ricordiamoci questa serata. Un saluto a tutti i ragazzi, Franco grazie come sempre della tua presenza, Canale Toscana sempre con noi, grazie, pubblicità. Ha fatto tutto da sé. Ciao ragazzi, buon lavoro. Allora, la cena dei barbareschi si sta terminando, sono con Brontolo, dice la sua. Che dici, Brontolo? Che Dio, vedrai, questa è sempre la cena che finisce l'anno e fa incominciare l'altro praticamente. Questa volta se l'è voluta tutta la tittia col cappotto, che vuoi fare, è sempre una cosa bella perché fa vedere che Siena, le consorelle, le rivalità dei giorni del palio, e poi ecco arrivati tutti i barbareschi a sedere, amici e rivali, non nemici, rivali, sono a tavola insieme, perché questo è lo spirito e questo è quello che ha fatto durare Siena nei secoli e la farà durare ancora nei secoli. Camillo, il tuo più grosso rimpianto, oltre a non aver vinto un palio, qual è? Il mio rimpianto, dove hai vinto il palio? Ma sai, il rimpianto del palio, il palio ormai è una cosa che io non la penso nemmeno più. Volta pagina, io mi guardo avanti, non doveva essere, si vede che non doveva essere il mio destino. Rimpianti, nemmeno rimpianto, il dispiacere di non aver finito il liceo, che avrei voluto fare poi la veterinaria, e poi forse il rimpianto è quello di non aver seguitato a studiare il pianoforte, quello sì. Insomma, 2 rimpianti grossi, Sì, quindi sì, perché
Però sai, questo ragionamento lo fai quando sei in età matura, l'ho fatto anche quando me ne sono accorto, però ormai era tardi, non c'hai più la testa per studiare, perché se no, ho sempre detto, te fai veterinaria, ci metti 15 anni a laurearti, ma quando arrivi a 40 anni sei un veterinario con basso ventre così, perché unisci la pratica di 30 anni di cavalli e la metti poi in pratica con la teoria e lo studio. Questo. Allora, Brontolo vi farà da prosecuzione nei programmi dell'avvicinamento al palio, le previsite, le corse nel regolamento del tutto l'annesso e connesso, per cui significa ci avevamo molto da lavorare, Brontolo. Ma io lavoro sempre, lo faccio perché mi piace, cioè, soprattutto c'è tanta passione per farlo, no? Perché se pensi al resto non lo faresti mai. Mi piace, faccio questa cosa, mi piace farla, vivo il palio in questa maniera e quindi il riscontro c'è, perché la gente segue tanto, tantissimo, poi, e quindi la soddisfazione c'è, è grande e poi mi piace, insomma, via, ecco, qua. Benissimo, allora ringraziamo tutti i presenti e gli organizzatori, ringraziamo il TTA che è stato l'ospite di questa meravigliosa serata. L'ospite sponsor. L'ospite sponsor, sì. L'appuntamento è ai prossimi momenti, nel quale inizia tutto il periodo del protocollo. Grazie, ciao Camillo, buona serata a tutti.